seconda edizione di questo incontro con i ricercatori i neoassunti e i professori neoassunti dell'Ateneo. È una grande occasione per me per conoscere chi erediterà il testimone e porterà avanti il nostro Ateneo nei prossimi anni. È una bellissima occasione per far crescere quel senso di comunità che è indispensabile all'interno di un grande Ateneo come il nostro. Un percorso che tende inizialmente a costruire la cornice di riferimento e quindi a fornire quelle informazioni sui servizi, ma anche sui valori che guidano l'agire dell'Alma Mater e sulle sfide per il futuro. Un momento che noi riteniamo molto importante affinché si crei uno spirito di corpo e di conoscenza fra colleghi che provengono da aree molto diverse, ma che potranno in questo modo conoscersi e gettare le basi per una futura collaborazione. Abbiamo parlato di due aspetti importanti, l'interdisciplinarietà e l'internazionalizzazione. Che significa appunto uscire dai sentieri battuti, significa alzare la testa e guardare al di fuori delle proprie discipline, cercando collaborazione e linguaggi nuovi. Una bella esperienza di conoscenza e interazione con persone molto interessanti, insomma, che sono nella mia situazione e con cui mi piacerebbe poi collaborare in futuro. Ah, mi porto a casa un sacco di interazioni con i miei colleghi. Devo dire un bel pacchetto di informazioni molto utili. Ho conosciuto persone che fanno il mio stesso lavoro ma in altri ambiti e anche la dirigenza di Unibo che ci ha spiegato un po' di cose. Insomma, è una bella esperienza, sono molto contento. E adesso siamo curiosi di avvicinarci alla seconda tappa del percorso, dove a teatro ci incontreremo per conoscere la storia dell'università intrecciata alla storia dell'industria e della città di Bologna.